Ben ritrovati ai telespettatori di Extra. L'argomento al centro di questa puntata è il comune unico, meglio il progetto di creare un comune unico fra Domodossola e Villadossola. Il progetto è stato lanciato esattamente 7 giorni fa dai sindaci dei due centri, Bartolucci e Catrini. Un fulmine a ciel sereno hanno commentato a caldo le opposizioni a Domodossola, per la verità anche le forze di maggioranza. Di tutto questo parleremo con i sindaci dei due maggiori centri dell'Ossola, Mariano Catrini e Marzio Bartolucci, a cui subito va il benvenuto. Prima però di sentire i sindaci e di farci spiegare quale sarà ora il processo per questo progetto lanciato una settimana fa, sentiamo qual è il parere della gente. Siamo andati a Villadossola e a Domodossola per capire appunto che cosa ne pensano. Sentiamo. Ne ha sentito parlare di questa possibile unione? Sentito, sì. Cosa ne pensi? Dipende, potrebbe essere una cosa buona se ciò può comportare dei risparmi per noi cittadini, se no lasciamo pure le cose così come stanno. Non sono d'accordo perché sono i due paesi più grossi che abbiamo in zona. Ci sono altri paesini piccoli che dovrebbero riunirsi loro, non noi che siamo già, insomma, abbastanza numerosi. Questo è il mio punto di vista, e poi mi andrebbe bene anche se si riuniscono, non è che abbia proprio essere contrario al massimo. Lei invece cosa ne pensa? Io penso che va bene, però potrebbe anche migliorare la sanità, eventualmente avere un ospedale più idoneo, che adesso vogliono tirar via. Invece, se c'è una popolazione più grande, penso che abbiamo dei diritti maggiori, penso, ma però speriamo in bene. L'unione fa la forza? Ma io penso che venga una cosa automatica, col tempo si uniscono, perché costruendo negli spazi che ci sono, Domo viene avanti e noi lo stesso ci uniamo uno con l'altro. Penso che abbiamo due mentalità diverse, Villa e Domo. Per me è impossibile metterle assieme, dal mio punto di vista. Un po' di tempo fa era stata avanzata la proposta di unire attraverso Villadossola tutti i comuni della Valle Antrona. Sarebbe una strada percorribile? Zona utopistica, conoscendo la valle, zona utopistica. Ma non, è meglio che rimaniamo così, sicuramente. Cioè, divisi. Divisi, ognuno ha i suoi problemi e basta. Secondo me sono due culture diverse, secondo me. Prima Villadossola era il centro delle fabbriche, era superiore a Domodossola, adesso a Villa non c'è più niente. C'è chi pensa che magari Domo si doveva unire con Crevola-Dossola anche per una continuità storica. Io sono convinto di sì, piccoli comuni, ma Villadossola non è un piccolo comune. Quei piccoli comuni sì, secondo me è giusto anche. Ma Domodossola e Villadossola, secondo me sono due culture diverse. Penso che con i tempi che corrono potrebbe essere una cosa buona. C'è chi pensa che magari Domo si doveva avvicinare, unire con Crevola per tutta una serie di motivi. Ma o con Creola o con Villa è sempre una cosa buona, sia con uno che con l'altro. Visti i costi che ci sono attualmente, che soldi sono sempre poco, non vedo male l'idea. Naturalmente bisogna vedere se è fattibile o non è fattibile queste, perché poi dopo il campanilismo che c'è fra Villa e Domo c'è sempre stato, non vorrei che questa cosa non possa andare in porta anche per questo, sulle idee della popolazione naturalmente. Ma Lei si direbbe favorevole. io sarei favorevole, sì. Se per risparmiare un po' di soldi forse è la cosa più giusta da fare. Anche lei la pensa così? Sì, anch'io. Allora, Catrini, sì, a patto che ci siano i benefici per i cittadini. Il campione è variegato, si aspettava delle reazioni così? Ma io sono estremamente fiducioso in quello che abbiamo proposto, ma soprattutto vedo un aspetto molto positivo da parte dei cittadini intervistati, che alcuni manifestano perplessità e sono estremamente ragionevoli, altri vedono la conclusione di un processo che è dentro le cose, vale dire la fusione dei comuni Domo, Villa o anche con Crevola, sono dentro le cose, come un cittadino diceva. Quindi si tratta di stabilire questo processo quando lo attuiamo. Bartolucci?
Ma sì, la sensazione è che la cittadinanza voglia da noi amministratori, voglia delle risposte in termini di miglioramento dei servizi, in termini di risparmio di spesa, in termini di così, miglioramento generale della vivibilità delle nostre comunità. Quella che abbiamo proposto è una delle strade che possono essere percorse. Noi vediamo che altre realtà territoriali nella nostra regione, ma soprattutto in altre regioni, stanno percorrendo questo tipo di strada per capire se è opportuno oppure no per i loro territori mettersi insieme. Quello che io e Catrini abbiamo lanciato è con questo shock che ha prodotto tra le persone, tra i politici locali, tra diversi soggetti, è la volontà di voler cominciare un percorso di discussione tra di noi e con la popolazione per capire se il territorio è maturo per affrontare seriamente e serenamente questo discorso. Io non ho la certezza matematica che ci siano i presupposti tali perché l'unione sia veramente lo strumento ideale, la fusione sia lo strumento ideale per arrivare a questo obiettivo. Però sono assolutamente convinto che sia il momento opportuno per parlarne con serietà. Ecco, parlarne con serietà, ovviamente la proposta perché si concretizzi poi dovrà seguire un iter burocratico. Sindaco Catrini, quali sono i passaggi? Ma i passaggi innanzitutto è sentire i rispettivi consigli comunali e avere chiarezza sul fatto che è un processo non semplice, estremamente complesso, articolato e che necessita sicuramente di un tavolo tecnico che intendiamo a breve, se i consigli comunali ne sono favorevoli, istituire e da lì procedere per vedere quali sono tutti gli anelli favorevoli e tutti i punti di criticità invece che si possono affiorare, in modo da dirimere dubbi che possono sussistere in molte persone, in molti cittadini e soprattutto negli stessi amministratori. Si ha una idea di quando potrà nascere questo tavolo, Bartolucci? Ma, la discussione è in atto, evidentemente anche Domo sta cercando di dirimere quelle che sono le sue problematiche. Noi a Villa abbiamo in programma di fare come amministrazione un incontro con la cittadinanza per cominciare una discussione con loro e far capire ai cittadini di Villa quali sono i motivi che mi hanno spinto a voler mettere sul piatto questo tipo di discussione. Quindi lunedì 31 in sala consigliare faremo questo incontro che non vuole essere null'altro che un primo incontro per far capire ai cittadini quali sono gli aspetti positivi e quali sono gli aspetti negativi che già si possono intravedere. Dopodiché il percorso è ovvio che è lungo, articolato e prevederà più di un tavolo di discussione, sicuramente dovrà essere discusso l'argomento approfonditamente su diversi livelli. Peraltro la cittadinanza sarà chiamata a dire la sua anche con un referendum che avrà però parere consultivo. Sindaco Catrini, quali sono? Una cittadina nella nostra intervista diceva sì a patto che ci siano dei vantaggi per i cittadini, si parlava di minori tasse per esempio e poi? Io penso una cosa molto seria. Dire ci saranno meno tasse è assolutamente demagogico. Meno tasse ci saranno se il governo varerà dei provvedimenti che consentiranno di avere meno tasse. Non sono certamente i comuni che hanno la capacità, anche se unificati, anche se fusi, di creare delle condizioni migliori per cui le tasse siano effettivamente inferiori. Quindi su questo piano bisogna essere molto seri e molto onesti. Invece quello che è certo è l'erogazione dei servizi. La razionalizzazione dell'erogazione di servizi sarà possibile e sarà sicuramente migliore. Questo dobbiamo dirlo con estrema serietà, perché c'è una razionalizzazione delle risorse e una risposta immediata che può essere data ai cittadini con un'organizzazione migliore. Quindi questo è un primo aspetto, ma l'altro aspetto che è sostanziale, che è fondamentale, è che finalmente si può parlare di una pianificazione territoriale delle risorse e soprattutto individuare zona per zona, territorio per territorio, quali sono le eccellenze che quel territorio esprime e soprattutto come consentire a queste eccellenze, a queste situazioni felici, di potersi armonizzare all'interno di un contesto che è la nostra Ossola.
Tra poco sentiremo la voce delle opposizioni consigliari dei due centri che hanno criticato questa proposta sostanzialmente bocciato. Tra chi appunto non vede di buon occhio l'idea di creare un grande comune tra Domodossola e Villadossola, c'è anche chi dice, Bartolucci per esempio, che è un'operazione che tende a mascherare lo stato di salute di quelli che sono i conti dei due comuni, cioè bilanci malati. Beh, indubbiamente i comuni non stanno vivendo un momento florido della loro secolare storia. Questo non riguarda Villadossola e Domodossola, riguarda tutti i comuni, tant'è che, come ho citato prima, ci sono tanti comuni che stanno pensando a modalità diverse di aggregazione per erogare i servizi fondamentali. Certo che una delle modalità è quella della costituzione delle unioni, della costituzione delle convenzioni, e sono argomenti che sono sul tavolo, tant'è che sia io che Catrini abbiamo spinto per la creazione dell'unione ossolana. E quindi non è che un argomento esclude l'altro, e sicuramente l'argomento fusione non è motivato solo ed esclusivamente dalla razionalizzazione delle spese, che è evidentemente perseguibile anche con altri strumenti, ma è esattamente quello che diceva Catrini poco fa, cioè la volontà di superare alcune barriere che in questi anni abbiamo visto penalizzanti per il territorio dal punto di vista delle divisioni. Quindi una prospettiva di pianificazione politico-territoriale amministrativa più omogenea, secondo me, gioverebbe fortemente al territorio, non al bilancio di Villadossola, al bilancio di Domodossola. Ripeto, queste problematiche si possono risolvere anche con altri strumenti. L'aggregazione di servizi si può ottenere anche con altri strumenti, che sono appunto l'aggregazione delle funzioni. Quello che è interessante dell'argomento fusione è proprio la diversa concezione di programmazione politica del territorio, di programmazione territoriale e amministrativa. Sindaco Catrini, più o meno, settimana più, settimana meno, l'anno scorso di questi tempi eravamo qui in questo studio, al posto di Bartolucci c'era Francini a lanciare il progetto proprio della Unione Ossolana. No, anche in quel caso si disse che i vantaggi sarebbero molteplici per il territorio, una proposta che è naufragata però. Perché? Perché in Ossola manca che cosa? No, è naufragata l'idea di avere una comunità montana che transitava in un'unione di tutti i comuni montani. Sono create delle unioni anche disomogenee. E certo, abbiamo una problematica diversa, però il problema di fondo è proprio questo, che noi abbiamo le unioni che sono un passaggio fondamentale per creare le condizioni ai piccoli comuni di poter esercitare le proprie funzioni attraverso questo nuovo organo. E quindi creare la possibilità di dare i servizi ai cittadini e quindi esplicitare concretamente quelle che sono le esigenze che abbiamo sul tappeto. La Unione, nello spirito della legge del 142 del 90, prevedeva appunto che si doveva transitare verso le fusioni dei comuni, e questo non c'è stato, un altro blocco. Noi oggi cosa stiamo dicendo? Che la fusione è uno dei percorsi importanti che si possono intraprendere, unitamente a quelle delle unioni, che possono essere parallele e organiche, per raggiungere gli stessi identici obiettivi e per vederne la loro ragionevolezza. Oggi l'impasse dell'unione dopo un anno è proprio quello del fatto che la comunità montana è stata commissariata ora e sarà operativa soltanto ad aprile. Quindi noi abbiamo una transizione verso l'unione che è ancora in fieri, non è ancora costituita in modo reale. Per cui a questo punto era importante che due sindaci, quelli di Domodossola e di Villadossola, dicessero: guardate che c'è anche la possibilità di una fusione dei comuni, di creare delle condizioni estremamente nuove che corrispondono ai bisogni nuovi della società e che sono in sintonia completa con le normative che via via dal 90 a oggi si sono sviluppate. Noi abbiamo l'ultima legge regionale varata dalla Regione che riconosce la specificità montana nel nostro territorio. E questo è importantissimo, perché la specificità montana significa poter poi accedere a nuove risorse e quindi implementare nuovi servizi. Ma se scuola, sanità e trasporti non possono essere visti che attraverso una rete di comuni che si unifica e crea delle sinergie, allo stesso modo perché non creare le condizioni perché queste nuove risorse possono essere sviluppate in modo organico in un territorio più vasto che quello di Villa di Domodossola e di altri comuni che avvertissero l'esigenza che questo cambiamento epocale è dentro le cose.
E infatti è una proposta aperta al contributo di tutti, però si sono chiamati fuori da questo discorso sin dalle prime ore dopo l'annuncio di questa proposta, che giustamente Bartolucci ha definito shock, le opposizioni consigliari dei due comuni. Per la verità a Domodossola anche le forze di maggioranza hanno contestato che cosa? Non tanto la proposta quanto le modalità seguite per annunciare prima alla stampa un passaggio così importante per la vita amministrativa dei due comuni. Allora, cominciamo col sentire il capogruppo della Lega Nord, Riccardo Galvani, in merito a questa proposta. È una proposta politica propagandistica, ci sono elezioni europee in vista ed è una proposta che secondo me vuole nascondere la pochezza amministrativa politica dei due sindaci, cioè il sindaco di Villa e il sindaco di Domo. Non per niente il fatto che sia venuta proprio da loro due, tenendo all'oscuro ad esempio la maggioranza del comune di Domo, sta creando non pochi problemi al sindaco di Domo, devo proprio dire che questa è stata una cosa organizzata, diciamo, quasi segretamente tra i due primi cittadini. In questo caso potremmo dire, con un simpatico gioco di parole, l'unione fa la farsa, perché addirittura il sindaco di Domo rischia di perdere pezzi della sua maggioranza. Ma è inutile citare le differenze che ci sono tra Domo e Villa, differenze storiche, culturali, per non parlare del calcio, di cui se ne è parlato anche questo può essere un motivo, certo non è il motivo principale, ma cominciamo innanzitutto a parlare del metodo che viene attuato. Cioè, noi non siamo contrari all'unione dei comuni sotto i 3.000 e 5.000 abitanti, ma le cose devono cominciare dalla periferia. Ad esempio, un passo secondo me avanti che è stato fatto è l'unione dei comuni tra Seppiano e Viganella. Questo potrebbe portare all'unione dei comuni di tutta la Valantrona, che potrebbero poi entrare nel comune di Domo. Così potrebbe accadere al comune di Domo, che comuni penso limitrofi piccoli tipo Bognanco, eccetera. Dopodiché, quando le periferie sono unite, i due poli si trovano a dialogare, magari fra 20 o 30 anni potrebbe esserci l'unione di Domo e Villa, ma secondo me in questo momento è impraticabile. Allora, oggi anche il capogruppo del PDL, Lucio Pizzi, ha diffuso un comunicato stampa nel quale sostanzialmente dice il suo no alla proposta, chiede ai due sindaci, Cattrini e Bartolucci, ma nello specifico il suo sindaco Cattrini, di dire se è una questione appunto che trae origine da problemi di bilancio, se così è, dice, bisogna mettere le carte in regola, e sostanzialmente ribadisce il suo no a questo percorso. Cattrini, Galvani muoveva più di un appunto, non ultimo quello delle frizioni che questa proposta ha provocato all'interno della sua maggioranza, perché alcune forze di maggioranza non erano a conoscenza di quanto si stava facendo. Non c'è iniziativa politica che non abbia delle opposizioni o delle critiche. Si condanna il metodo adottato, che è quello di annunciare che si è disponibili a discutere di questo problema. Noi non abbiamo deliberato nulla. Siamo semplicemente a livello di proposta e la proposta è rivolta a tutti, a tutte le forze politiche, e penso che le polemiche siano l'ultima cosa da farsi. È una iniziativa che sta in piedi, la percorriamo. È un'iniziativa che ritenete che non debba essere accolta e messa sul tappeto, la ritiriamo. È banale. Quindi il problema non è che si crea una frizione all'interno della mia maggioranza. Io stasera ho un incontro di maggioranza. Se la mia maggioranza dirà questa è una proposta da non fare, bene, si ritira e io verrò qua a dire abbiamo annunciato e abbiamo proposto ai cittadini e la proposta è stata bocciata. Non c'è nulla di male, è una proposta. Però quello che è importante comprendere è che qui non è un'iniziativa di due persone, di due sindaci che vogliono mettersi in mostra o coprire delle loro manchevolezze o creare delle, o coprire soprattutto dei loro fallimenti. Qui è un'iniziativa politica che va nella direzione e che è ispirata dalla legislazione italiana e che è ispirata dalla volontà di creare un territorio solano più coeso e più efficacemente capace di proporsi all'esterno. Oggi quando parliamo di darci dei posti di lavoro, di creare le condizioni di posti di lavoro, di lottare per avere uno sviluppo economico complessivo del nostro territorio, non possiamo che parlare in termini di unione e di fusione di comuni. Non c'è altro da farsi. E se vogliamo proporci all'esterno, se vogliamo andare verso la Svizzera, a Berna, se vogliamo andare a Milano, se vogliamo proporci al centro Europa, noi dobbiamo avere un territorio coeso che vede ogni iniziativa che
e punta sul turismo, che debba essere promossa da tutti quanti e che deve essere energicamente portata avanti. Allora, questa è la posizione fondamentale e sostanziale. Non è questo il metodo, ne avete uno più bello, più capace, più efficace, più efficiente, lo percorriamo. Però il dibattito deve essere fuori da ogni forma di polemica, deve centrare soltanto il problema. È valido questo percorso? Ma la decisione di annunciarlo prioritariamente alla stampa è stata una decisione voluta e concordata da Bartolucci e Cattrini? Ma la decisione, dato che è una proposta banale, la proposta è bello che due politici possano farli, due sindaci, ai propri cittadini e a tutte le forze politiche. Forse questo non è stato compreso, che non si voleva avere la forza di dire adesso vogliamo imporre attraverso un metodo pesante un percorso. No, noi lanciamo una proposta da politici, forse sprovveduti, e vediamo se viene raccolta. Bartolucci, il suo consigliere di minoranza, Franco Ravandoni, il capogruppo delle minoranze, così come per la verità va fatto a Domodossola anche Daniele Folino del FLI, ha parlato di percorso scorretto a livello istituzionale, perché Ravandoni, da noi intervistato, ha detto bastava il sindaco venisse in consiglio, riferisse che c'era questa intenzione e poi dicesse riferirò in seguito rispetto al percorso che la proposta prenderà. Che cosa risponde Ravandoni? Il tempo per discuterne in consiglio sicuramente ci sarà, ciò non toglie che come sindaco io abbia, credo, tutta la possibilità di dire ai miei concittadini attraverso gli strumenti che ritengo adeguati se penso che una proposta politica possa essere discussa oppure no. Sicuramente verrà il tempo anche di discuterne eventualmente in consiglio comunale. Però quale sia la modalità corretta di iniziare un percorso di discussione, non credo lo debba stabilire la mia minoranza o quella di Domo. Ognuno inizia come ritiene più opportuno, dopodiché si prende le sue responsabilità. Mi spiace se tutta questa discussione verterà soltanto intorno a questo tipo di iniziativa, cioè come è iniziata la discussione e chi è stato chiamato a farne parte fin dai primi secondi. La discussione invece deve superare questo ostacolo, per chi lo vuol vedere come un errore, io me ne assumo tranquillamente le responsabilità, però va superato questo primo momento e la discussione deve essere portata sull'oggetto della discussione, cioè il territorio può trarre giovamento da questo tipo di iniziativa oppure no, questo. E allora andiamo a sentire chi invece sposa appieno questa proposta. A Domodossola il PD, parla il capogruppo Damiano Del Barba. Favorevole alla segreteria del PD, sia quelli di Domodossola che di Villadossola ne hanno discusso per la verità velocemente rispetto alla proposta ultima, però ne avevano già discusso l'anno scorso in concomitanza della festa della montagna, per cui già c'era stata questa discussione. C'è da dire che la fusione del comune certo è una novità, è un po' una boutade, però il fatto di unire comunque i comuni, il PD è sempre stato favorevole in tutte queste battaglie degli ultimi anni. A me sembra una delle notizie positive rispetto ad altre notizie un po' meno favorevoli, nel senso che ultimamente abbiamo lo Stato che con la legge di stabilità sembra per l'ennesima volta dare un duro colpo ai consorzi dei servizi socioassistenziali. Giovedì sera in sede di assemblea parleremo anche di questo, di fare comunque di prendere la posizione, abbiamo già in mente di fare ricorso e comunque di interpellare direttamente il Ministero, perché ovviamente questa è una cosa che non ci trova assolutamente d'accordo. La Regione ha avuto la bella idea, insomma il colpo di coda, di commissariare la comunità montana. Noi ci mettiamo del nostro perché i comuni, 38 comuni, 37 perché adesso Melgozzo è uscito dal CISA, i 38 comuni avevano già pensato comunque di fare un'unione unica trasformando la comunità montana in unione dei comuni. Non ci siamo riusciti, però Domodossola e Villadossola sono sempre stati, oltre che i comuni più grandi, anche in prima fila a proporre questa unione, nonostante che sono i comuni più piccoli a avere maggior vantaggio da questo. Vi ha un po' colpito questa conferenza stampa di Bartolucci e di Cattrini in cui si annunciava l'idea di avanzare il progetto di unione dei due comuni, di queste due amministrazioni?
Le ripeto, come segreteria no, perché comunque era una cosa concordata, quindi avevamo dato l'ok, noi abbiamo fatto il giorno prima una segreteria apposta su questo e abbiamo dato il via libera. E, al di là del modo bisogna partire in qualche modo, quindi era giusto partire in un modo che non ci fosse già un'ampia discussione che andasse un po' a bruciare questa notizia. Il percorso è lungo, il percorso dipende dalle due amministrazioni comunali, l'importante è che siano d'accordo loro. In conferenza stampa c'erano le due amministrazioni, io non ero presente perché rappresento il partito e quindi per il momento avevamo deciso appunto di aspettare un momento, però le due amministrazioni sono partite. A questo punto bisogna sentire i partiti, bisogna sentire la popolazione, bisogna sentire la regione. Allora, questo è il parere di Del Barba, andiamo a Villa d'Ossola, sentiamo Anna Gaudio. Appoggia con forza questa grossa opportunità, che questa sfida che è stata lanciata dai due sindaci Mariano Catrini e Marzio Bartolucci, e la sostiene perché pensa che è l'opportunità per vedere la politica non solo semplicemente a scadenza elettorale, ma con una prospettiva di futuro da costruire, intendiamoci, non sarà facile, siamo coscienti perfettamente delle difficoltà che ci possono essere, che possono anche, che magari non conosciamo neanche in questo momento, ma perché porre dei limiti quando sia a livello istituzionale e politico c'è la possibilità di arrivare a unire due comunità così forti che da soli possono fare la forza, insomma. L'argomento non è nuovo per Villa e Domo, se ne era già parlato anche nei mesi precedenti in occasione della festa della montagna del Partito Democratico, adesso però si sembra un po' bruciare le tappe rispetto ai discorsi che si erano fatti qualche mese fa. Sì, come dice lei, non è nuovo, effettivamente si era ventilata questa ipotesi e è sempre rimasta un po' sul tavolo di ogni sindaco, penso anche di qualsiasi colore, perché non deve avere secondo noi una connotazione politica specifica. Certo, il centrosinistra rivendica questa presenza e la ritiene, perché ritiene una scelta molto giusta e molto forte per andare incontro alle necessità che nel tempo sono cambiate. Allora, Anna Gaudio Catrini diceva non bollata come una scelta di centrosinistra, ma condivisa da tutti. Con queste premesse il percorso sarà in salita? Io penso che il percorso sarà quello che si dimostrerà di essere nei fatti. Io penso che sia un percorso che potrà trovare una soluzione felice. Bartolucci? È un percorso che indubbiamente richiede molto spirito di molta volontà di approfondire. Non si può liquidare l'argomento semplicemente con una battuta o semplicemente dicendo le squadre di calcio sono in concorrenza oppure Villa d'Ossola e Domodossola si sono sempre mal sopportate. C'è in gioco il futuro delle nostre comunità, c'è in gioco molto per l'Ossola, per cui discutiamone seriamente. E allora noi continueremo a seguire passo passo tutti gli appuntamenti che verranno calendarizzati per dibattere di questo tema. Naturalmente grazie a Bartolucci, grazie a Catrini, a tutti e due buon lavoro. Con voi tutti invece l'appuntamento è fra 7 giorni con una nuova puntata di Extra. Vi lascio ai programmi della rete.